Ciao ragazzi, qua ZW Jackson, bentornati sul mio canale. Siamo qui al campo della Lombardia 1 a Milano con un ospite speciale. Ciao a tutti, sono Davide Di Molfetta e per me è un grande piacere essere qui. Vogliamo raccontare un pochino la tua carriera perché, cioè, diciamo che non sei un giocatore qualsiasi. La mia carriera, allora, innanzitutto sono cresciuto nelle giovanili del Milan. Tu di che anno sei? 96. 96, quindi giovanissimo. Ho avuto, ormai, più o meno è il tempo di sbocciare questo, quindi... Ho avuto la fortuna di esordire in Serie A col Milan. In che anno questo? Questo nel 2015. Era il Milan di Inzaghi, giusto? Era il Milan di Inzaghi. E avevo davanti, diciamo, come attaccanti c'era El Shaarawy, Menez, Pazzini, Honda, questi giocatori qui. Tu sei un trequartista? Sono, diciamo, esterno, parto come esterno. Poi in questi anni mi sono sempre adattato anche, certo, a tanti altri ruoli. E dopo il Milan dov'è che sei andato? Dopo il Milan sono andato a Benevento e poi ho fatto un po' di gavetta, ho fatto Benevento. Benevento quando stava in B? Quando eravamo in C ancora. Eravate ancora in C. Abbiamo vinto il campionato poi. E poi da lì un po' di gavetta Vicenza, Piacenza. E quest'anno ero a Catania, purtroppo non è andata... benissimo. Certo, comunque hai avuto tantissime esperienze, cioè hai esordito in Serie A a quanti anni? Eri giovanissimo. Sì, avevo 19 anni quando ho esordito e sì, è stata una bella emozione che mi porterò dietro per tutta la vita. No, è stata una bella emozione perché io sinceramente mi aspettavo di entrare anche alla partita prima. Fortunatamente è stato espulso, mi sembra, Zaccardo e ha dovuto mettere dentro un centrocampista. E ho avuto la fortuna di esordire a Bergamo in uno stadio del genere come quello dell'Atalanta. E... Qualche aneddoto magari sugli altri tuoi compagni di squadra del Milan? Chi era il più forte? Il più forte secondo me era, quando mi allenavo su con loro, era Menez, che si vedeva aveva un talento e dei colpi da giocatore vero, secondo me. Tecnicamente. Shaarawy anche forte. C'era a centrocampo, c'era Bonaventura che mi piaceva tanto. E invece il difensore che in allenamento puntavi non riuscivi mai a superare? Mexes, diciamo, era tosto, era fastidioso, sì. Diciamo c'era Gigio Donnarumma che doveva ancora sbocciare, ma si vedeva già che era... Che era una bella bestia. Sì. Andiamo in campo, ragazzi. Ci siamo, andiamo subito che tiri? Andiamo a sfidare Jacopone, dai. Vai! Guarda che schifo. Potenza tiro non male. Come gira. Bello questo. Madonna. Questo stop però vale tutto. Questo aggancio alla Paul Pogba. Perché non volevi tirar forte, l'ho visto. La volevi piazzare. Madonna. Bellissimo. Andrea, ma come cavolo la metto giù? Ragazzi, qualità. Tranquillità. Madonna, che siluro. Allora, questo destro sta sparando i fuochi. Mi sto scaldando piano piano. Andiamo sul sinistro, allora. Scaldiamo anche il sinistro? Sì, dai, ci proviamo. Come te la cavi? Diciamo abbastanza bene, dai. Proviamo, vediamo. Bella, bella parata. Bello! Stop a seguire. Madonna! Ehi, Iaco! Bellissimo a incrociare. Grande portiere però. Botta risposta. È esploso quel palo. Bella questa, gran risposta. L'ha provata così. Sfortunato stamattina, sono veramente sfortunato. Andre, cross in mezzo. E vediamo di far gol. Ci sei, Iaco? Questo da calciatori panini. Come questo da calciatori panini. Dobbiamo intervistare, bro, questo bellissimo.
Cioè ho visto proprio tutto il movimento. Aspetta, andiamo a intervistare ragazzi. Porti R. Ma sono davanti alle telecamere. Aspetta, aspetta. Come è stata questa rovescia? Sono davanti alle telecamere, vengo ragazzi. Questo è uscita bene però, non gli si può dire nulla. Andre, che crossino! Questo è tutto senso del gol, no? Tecnica, coordinazione, sì. Senso del gol. Di nuovo! Si è preso bene, Iaco! Eccolo! Bello! Oh, che miracolo! Ragazzi, porca miseria. Andiamo con l'uno contro uno? Andiamo, dai. Vediamo. Secondo me sei super veloce, non so perché, ma questo presentimento. Devo ancora entrare in forma, però dai, sì. Le mie specialità l'uno contro uno mi piace da morire, quindi. Da sinistra a rientrare, no? Anche se negli ultimi anni comunque ho giocato tanto a destra, quindi anche da destra sono migliorato e sto imparando tanto e devo ancora imparare tanto. Proviamo allora entrambi. Partiamo da sinistra e poi andiamo da destra. Okay. Andre, te la senti? Vai. Vai. È bello mettersi. Lo prendo tre mettersi volte. Alla prova. Certo. Ci si prova sempre, poi. Madonna. Colò, via. Madonna, raga. No! Movimento gambe velocissimo. Com'è? Beh, non devo. Mi sa che non devo dirlo io. Posso far meglio? Andre. Io ci provo, ragazzi, non è che posso fare. Com'è quando hai un giocatore così davanti? E si nota la differenza. La velocità di passo si nota assolutamente. Attenzione. Bello, subito. La finta, rimane lì. Sei andato a uscire? Sì. Come mai non te la sentivi tirare di sinistro? Ora da destra proviamo. Andiamo di lì? Andiamo di là. Va bene. Piede debole, va via subito in velocità. L'ho fredda. Neanche il tempo di dare respiro all'avversario. Controtempo Jacopone. Sì. Tecnica e velocità è un tuo super punto di forza. Beh, del resto è il ruolo che te lo chiede, no? Sì, esatto. Uno contro uno è tutta una questione di velocità, rapidità e tecnica. Che Aurelio! E va sul secondo. Però cosa sta succedendo lì? Beh, io c'ero. Che pezzo ha fatto? C'ero, però l'hai visto? C'ero, Andre? C'ero. In partita l'hai mai fatta una roba del genere? Questa no. Questa la devo provare. Questa ci sto provando ora, così mi alleno. Grande. Chi è che le faceva al Milan? Il Sharawi. Mastur? Venezia, ti ho detto, come ho detto prima, c'aveva talento e dei colpi da giocatore vero. Rigori? Sì, andiamo con i rigori. Facciamo rigori? Qualche pallonetto a Jacopo. Andiamo. Diciamo. Quindi ragazzi, tre rigori a testa, i rigori proverò a batterli io. Chi fa più gol vince. Okay. Parto io? Vai. Jacopo, ci sei? Vai. Aspetta il fischio. Quanto gli hai dato al portiere? L'ho pagato abbastanza. 1-0. Occhio. Gliel'ha fatto veramente! Saltino da Giorginio. Sta facendo per farti fa bella figura, lo sai. L'avevo tentato nel 7. Sì. Tutta un'altra cosa. Ecco, aveva già visto. L'aveva intuita. C'era. Complimenti. Ragazzi, penso che questo video possa finire qui. Vi ricordo come sempre di seguire gli ospiti su Instagram, ragazzi, è importantissimo per seguire comunque la loro crescita personale e gli sviluppi della loro carriera. Quindi li starete vedendo qui e in descrizione. Jacopo Viola _ GK. Davide Di Molfetta 8. Quindi ragazzi, mi raccomando, seguiteli tantissimo, ci conto. Ringrazio ancora il campo Lombardia 1 per averci ospitato. Grazie ancora. Grazie ai miei ospiti. Ci vediamo al prossimo video. Vi ricordo di iscrivervi, cliccare la campanella e noi ci vediamo con il prossimo video. Ciao ragazzi. Ciao a tutti. Ciao.